Abruzzese di origini napoletane, pittore d'avanguardia per i suoi temi paesaggistici ricchi di suggestioni che rimandano all'impressionismo francese e alla macchia dei toscani, scultore pregevole ed architetto del quale si ricorda anche la realizzazione di un borgo medievale, a Gennaro della Monica è stata dedicata una mostra itinerante promossa dai comuni di Teramo e Napoli e dalla Fondazione De Petris, dal titolo L'Italia intatta di Gennaro della Monica, che dopo essere stata ospitata a Milano e prima di arrivare a Parigi, da oggi al 10 gennaio sarà a Napoli, nelle sale espositive di Castel dell'Ovo, per sottolineare il legame con l'Accademia Napoletana dell'Ottocento e con la Scuola di Resina, il movimento artistico innovativo che volse il suo sguardo sul vero poetico. Ma non solo, vogliamo anche dimostrare che il discorso dell'impressionismo, che pure è un discorso importante, che è tutto francese, che non ci appartiene, però ci appartiene nella misura in cui in quel momento e anche prima con i Barbizonier c'era in Europa un'area diversa. Infatti si parla di impressionismo regionalistico e noi vogliamo dimostrare che non siamo assolutamente secondi. Il senso è che veramente c'è un momento di fermento artistico che porterà poi alla nostra idea della luce e del pittore che en plein air dipinge. Il paesaggio affrontato non semplicemente in modo iconografico, ma cercando appunto di volerlo rappresentare con tecniche, dimensioni e sguardi che approfondivano la conoscenza della realtà, quindi non una pura oleografia, ma fare rientrare, diciamo, nella visione delle cose questi aspetti del paesaggio che adesso noi sappiamo essere un bene fondamentale, anzi un tema del benessere soggettivo addirittura, che in qualche modo è integro alla personalità stessa e ai suoi diritti, forse fu visto allora con uno sguardo, una straordinaria modernità e attualità.